Eccoci in questo nuovo volo, siamo nella aviosuperficie dell'Associazione Aquile Randagie, vicino a Verona. Abbiamo una pista di 350 metri, ora ve lo faccio vedere. Pista 0624, noi siamo sulla 06 e abbiamo un circuito a destra. Pista in erba, 350 metri, noi arriveremo praticamente, ve lo faccio vedere la mappa qua, fino a questo fiumiciattolo e poi torniamo indietro praticamente. Possiamo visualizzare il progresso volo anche qui sulla mappa con la... Aspettate, però metto quest'altro, metto OpenStreet, ah, così si vede un po' meglio. Ok, arriviamo fino al fiumiciattolo, vediamo se lo vediamo. E perché la pista è questa, vedete? Così viriamo, facciamo così, destra e poi ritorniamo per l'atterraggio. Ci utilizzeremo questo bellissimo esemplare di Tecnam P2002 con la livrea del WFR estremo. E allora piano piano andiamo. Allora, entriamo in cabina, togliamo il freno di parcheggio. Ok. Diamo motore. Rilanciamo, ok, più dolce, dolce. Siamo subito decollati con queste qui. Togliamo pure flap. Saliremo fino a 1000 piedi. Possiamo levare il motore un pochino. Mettiamo un po' di flap già, 10 gradi. Ora intanto l'aeromobile è stabilizzato. Ok, stiamo virando lentamente. Ok, siamo giusti. Qui è bello perché vediamo anche tutti i parametri della... Ora abbiamo l'aereo ovviamente con il controllo automatico, perché se no non potrei muovermi e fare quello che mi pare. Allora, diamo un altro po' di motore. Guardate che bello. Qui abbiamo, togliamo questo qui perché... Ok, siamo di nuovo paralleli. Ora dovremmo superare questo fiumiciattolo e dopo che l'abbiamo superato, vicino a Villimpenta, possiamo iniziare la nostra manovra. Questa superficie è stata riprodotta dal mio istruttore e direttore del progetto WFR Estremo, Ermanno Cavallini. Allora, guardiamo da qua, ok, facciamo zoom, ok, anche qui abbiamo i parametri, siamo a 52 nodi, diamo un po' di manetta, ok, tra un po' ci siamo, questi sono coordinati.
Tra un po' ci siamo. Vedete, qui avete tutti i parametri dell'aeromobile. Velocità, consumo, siamo a 59 nodi. Dovremmo esserci ora. Allora, facciamo proprio volo UFR, vediamo. Usciamo fuori, allora riduciamo un po' il motore. Allora, vediamo, eccolo il semiciattolo, questo qui si distingue poco perché è verde di campi ed è verde anche lui. Allora, io direi che ora possiamo raggiunto questa strada, che nella mappa vedete esattamente questa di fronte a noi, possiamo iniziare la dolce guidata. Allora, ritorniamo nel cockpit. Mettiamo full flap e ora monitoriamo sulla nostra mappa interattiva la manovra. Darei un po' più di motore. Questo è come nella realtà. Stiamo chiudendo stretti, allora facciamo una cosetta, perché la nostra velocità è differente. Ora lo faccio chiudere, riduciamo il rato di discesa, no, ok, dovrebbe essere di fronte a noi la pista. Siamo un po' bassi, diamo un po' di motore. Vediamo quanto dista. Ok, vediamo un pochino. Dovrebbe essere di fronte a noi. Vediamo. Non è facilissimo la prima volta che uno non conosce, perché non è una pista di un aeroporto grosso in cemento, quindi si può distinguere bene. Eccola alla nostra destra. Tolto tutto motore, ok, vediamo. Ok, ci allineiamo, motore al minimo, non abbiamo tanta pista, quindi aspettate un secondo, ok, se almeno c'avevo poca connessione, pista 06, siamo sugli aerei. Okay. Siamo un po' lunghi, un po' troppo lunghi, ci rifacciamo un'altra. Un altro circuitino, così ci si addestra bene. Allora, trimmo un pochino, ok, posso mettere su flap, vediamo, destra, prova 240, ok, prendiamo un motore, tanto non ci serve.
Allarghiamoci un po'. Ci regoliamo a occhio e vista. Ok, va bene. Direi che va bene a occhio. Ok. Qui anche a livello addestrativo abbiamo la traccia nostra. Questa volta l'abbiamo fatta in manuale, l'abbiamo fatta molto più stretta, la virata. Vedete, anche istruttivo da un punto di vista pratico avere nel simulatore questo tool extra che è stato progettato e programmato da Alexander Bartel, lo trovate su internet e dovete ovviamente poi aggiornarlo, come ho già spiegato in alcuni video sul mio canale. Allora, ci siamo, ora dobbiamo disconnettere. Virata a destra, 2060, aspettate, si vede un po' poco, quindi faccio un po' di zoom, ok, così è meglio. Sì, siamo messi abbastanza bene, insomma. Ok, andiamo un po' più là, premiamo, mettiamo un po' di motore, Ok, ok, ok. Abbiamo full flap. E dobbiamo individuare la pista. Io direi di mettere vertical speed. Ok. Così almeno un momento me lo tiene lui. Allora, sono ok, devo subito correggere, sono troppo a destra. Ok, ci sono, ora l'ho vista la pista, benissimo. Motore a zero. Questa volta ce la facciamo. Siamo a 44 nodi. Stiamo accelerando perché io sto volontariamente scendendo il più velocemente possibile, perché non abbiamo tanta pista, dobbiamo fare anche la flare. Stavolta ce l'arriviamo proprio per la rotta della cuffia. No, non mi sento nemmeno questa volta. Già meglio però. Ok, togliamo flap. Iniziamo la virata. Ok. Prendiamo velocità. Ok. Ok, possiamo togliere il motore.
Stiamo continuando la virata. Ok. A questo punto possiamo mettere pure normal mode, heading e vertical speed. Vediamo che abbiamo combinato dalla mappa, allarghiamo, dosiamo. Questa volta siamo decisamente messi meglio. Ok, riduciamo un po' la velocità. E ci prepariamo per, arrivati a quella strada lì, viriamo. Stiamo decelerando. Diamo solo un po' di motore. Ok, siamo messi bene. Stavolta ce la devo fare. Non sono abituato nelle piste più, perché sono abituato agli aeroporti con piste chilometriche. Ok, siamo d'addio. Questa volta è venuto bene, secondo me. Ora dobbiamo virare e allinearci. Direi di farlo con il giro con... Allora, mettiamo vertical speed. Impostiamo già un ratio di discesa minimo. Siamo quasi arrivati alla... Guardate che bello stare mobile, come nella realtà. Guardate, India Bravo 789. Allineato pista 06. Pronto per l'atterraggio. Intanto ci stiamo allineando. Stiamo nella... non riesco a... Vabbè, facciamo così. Siamo giusti. Diamo motore. Sembra tutto uguale da qua su. Eccola la pista, l'ho vista. Motore al minimo, siamo lentissimi ora, siamo a 40 nodi. Siamo, motore al minimo abbiamo, questa volta ce la facciamo.
No, mi sa che non ce la facciamo. La miseria, sono andato fuori. No, hai sfondato la recinzione. È molto complicato. Mi è passata la macchina attraverso. Allora, proviamo. Strano, avevi detto che ce l'avremmo fatta. Ok, aspettate. Decolliamo e questa volta devo farlo non a destra ma a sinistra. Ah, anche in antistintivo. Ok, vediamo a sinistra, pista per 060 circa, 057. Ok, dobbiamo raggiungere sempre il fiume e giriamo e vediamo, va bene. Ancora ce ne abbiamo per il fiume Shuttle, è quello lì mi sa. Arriviamo alle case e viriamo. Dove devo virare? A sinistra sempre, ok. Questa volta l'abbiamo fatta direi discretamente. Siamo messi anche discretamente, sinceramente. No, dobbiamo tirare un pochino largo, ok. Mi sa che è quella la pista, l'ho già individuata. L'ho già individuata. Ok, mi sto allargando. Ok. E dobbiamo farli a velocità costanti, in realtà, se per avere lo stesso ratio di virata. Oh no, sono troppo a sinistra, troppo a destra, troppo a sinistra, ok. Ok, recinzione, siamo bassi, ok, ci siamo quasi. Ok, ora ce l'abbiamo fatta.
Ho fatto una frenata da paura. Provo a decollare per la 06 di nuovo. Ok, teniamo giù, acceleriamo. Ok, siamo decollati. Ok, ora abbiamo da destra, mi pare, il percorso circuito. Flap up, dolce virata. Il camion davanti a noi. Siamo da Dio. Ok. La dobbiamo fare anche stavolta. È utilissimo per l'addestramento. Ah, non ha preso, mannaggia. Non ha preso, ora me ne sono accorto. Vabbè, non ho nuovo problema. Compensiamo. E non ha preso la prua. Ci allarghiamo un po', dobbiamo arrivare alla tosta, circa quella strada là sotto. Così abbiamo un raggio di virata accettabile. Eccola davanti a noi la pista, quella là sotto. No, dobbiamo dare il motore se andiamo giù. È di brutto pure. Questa volta siamo giusti. Quanto siamo? 45 nodi in diminuzione. Diamo proprio un sfido di motore che ci serve giusto per farci sostenere in aria. Ora atterriamo da Dio.
un tonnello minimo. Una pista direi difficile. Guarda, mi soffermo all'ultimo. È una pista molto difficile questa. Ah no, qua c'è il freno, cioè non ho considerato che c'è l'erba che mi frena. Mi si è acceso questo. Ok, vai. Ok, vai. Ok, siamo decollati. È un ottimo aeromobile questo qui dal mio amico Marco Gigli. È un aeromobile veloce che però atterra anche in uno spazio ristretti.
Vediamo se ci riusciamo senza ausili. No, non lo vedo. Ah, perché siamo discostati parecchio. Eccola la pista. Noi facciamo il pieno alla casa. Siamo a 50 nodi. Mi sono fermato in pochissimo spazio ora. Però devo migliorare la. Sono andato nell'erbaccia. Meno male non sono andato sul cinesino. Ok. Proviamo ad atterrare per la stessa pista. Ce la facciamo forse. Siamo un po' veloci, però vabbè. Un motore al minimo. Perfetto come atterraggio. Sarà cambiato anche il vento, però. Ok.
E con questo vi saluto per stasera. Ci siamo esercitati un pochino e ho capito come atterrare in un campo che per me 350 metri sono pochissimo di vista. Ho messo giù una volta un Cessna in 280 metri circa, ma è stata tosta, insomma. Con questo si può atterrare volendo anche in meno di 300 metri, anche 200, cioè se uno è proprio bravo anche 200, 200 250 metri ci si fa a fermarlo. Vi auguro allora una buona serata e con questo bellissimo tramonto vi ringrazio e vi auguro buon volo e buon atterraggio.